Ciao a tutti amici di tecnologiasumisura.net e ci ritroviamo in questo nuovo filmato per parlare di un vero e proprio mostro di potenza che è il Cooler Master V1200W, un alimentatore veramente in grado di giocarsi ad armi pari con qualunque altro alimentatore di fascia alta di tutti gli altri produttori. Infatti, a garanzia della qualità di questo alimentatore, l'architettura su cui si basa è comunque la Seasonic, che è una tra le aziende leader nel settore. Questo alimentatore, che appunto è in grado di erogare 1200 watt su una singola linea 12 volt, saremo veramente in grado di alimentare qualunque tipo di configurazione. Ho fatto qualche calcolo e praticamente con questo alimentatore si potrà alimentare una configurazione addirittura con 4 GTX 980 e un alimentatore, scusate, un processore Extended Haswell top di gamma overclockato. Quindi cioè, si farà prima a esaurire il nostro budget per la nostra configurazione piuttosto che saturare la potenza che questo alimentatore è in grado di offrirci. Naturalmente non viene venduto semplicemente con la versione da 1200 watt, ma è disponibile anche una versione da 1000 watt, una da 850 watt e mi sembra anche una versione da 700 watt, entrambe completamente modulari e 80 plus platinum di efficienza. Detto questo, ci tengo a fare una precisazione perché naturalmente non ho la strumentazione per eseguire una recensione davvero esaustiva di questo alimentatore in generale, di qualunque alimentatore, perché comunque servono degli strumenti specifici e molto costosi. Quindi vi metto in descrizione delle recensioni, che sono una di Next Hardware e una in inglese di Tech Power Up, che sono dei siti che utilizzo molto per documentarmi sull'hardware quando appunto devo scegliere che tipo di componenti comprare. Comunque, piuttosto che fare semplicemente un banalissimo unboxing di questo alimentatore, ci tengo anche a parlare dell'efficienza e perché può essere conveniente spendere un po' di più per un alimentatore piuttosto che sacrificarlo rispetto ad altri componenti hardware. Principalmente l'efficienza ci porta tutta una serie di vantaggi. Il primo che in base all'utilizzo che ne facciamo, come potete vedere dai calcoli che vi metto in sovraimpressione, ci permette di risparmiare soldi. Infatti un alimentatore efficiente assorbe diciamo molta meno potenza aggiuntiva della nostra presa di corrente. Quindi, come appunto potete vedere, se usiamo il computer per parecchie ore al giorno e soprattutto se la nostra configurazione assorbe molta energia, sarà conveniente cercare di acquistare un alimentatore più efficiente possibile. Il top dell'efficienza, esistono già degli alimentatori 80 plus titanium che sono al top, che praticamente al 50% del carico hanno il 96% di efficienza, ma gli 80 plus platinum comunque offrono fino al 94% di efficienza al 50% del carico, come ricordiamo. E appunto avere un'efficienza molto elevata ci permette di risparmiare naturalmente un po' di soldi, che poi uno magari non se ne può accorgere, però comunque sono sempre soldi. Sì, ma stiamo comunque parlando di una cifra iniqua. So soldi! So soldi! E però inoltre ci consente anche di avere una configurazione molto più silenziosa rispetto a un alimentatore che non è efficiente. Questo perché? Perché un alimentatore appunto 80 plus platinum dispone di una circuiteria molto più sofisticata che soffre meno di effetto Joule, quindi genera meno calore, di conseguenza la ventola dovrà girare o più lentamente o addirittura non girare per dissipare il calore generato. Come ad esempio questo alimentatore funziona in modalità hybrid, che significa che fino a quando non viene raggiunta una certa temperatura, la ventola non girerà affatto. Inoltre, come vedremo anche con questo alimentatore in particolare, gli alimentatori di fascia alta sono completamente modulari, il che significa che ci collegheremo solo i cavi che saranno effettivamente necessari da collegare, permettendoci di avere un flusso d'aria migliore all'interno del case, ma anche avere una configurazione da un impatto estetico decisamente più gradevole. Fatte tutte queste premesse, possiamo direttamente partire con l'unboxing e vedere un po' cosa ci ha riservato in bando il Cooler Master. Ok, abbiamo estratto la scatola di cartone all'interno della confezione, prepariamoci ad aprirla. Vediamo subito che abbiamo a disposizione due buste che sono davvero molto comode,
sembrano anche di una buona fattura e sono utilizzate sostanzialmente per racchiudere tutti i cavi che abbiamo in configurazione. Poi vi potete guardare, magari vi metto in descrizione il link con le specifiche dell'alimentatore, così potete controllare quanti cavi ci sono. Comunque ho già controllato, non mi ricordo il numero preciso, ma ci sono cavi a sufficienza per veramente alimentare qualunque tipo di configurazione e soprattutto per alimentare fino a 4 schede video comunque. Quindi non preoccupatevi assolutamente dei cavi che avete in dotazione. L'unica cosa da segnalare è che adesso provo ad aprire la busta. La maggior parte dei cavi hanno questa forma piatta, sembrano molto flessibili, anche se li piego con un avvolgimento, mentre sono rivestiti con una guaina in tessuto, solamente quelli per alimentare la motherboard e il processore. Comunque, per il momento metto da parte i cavi, vediamo, abbiamo un'altra scatolina a disposizione e ci dovrebbe essere dentro, oltre alle viti e le fascette, abbiamo a disposizione anche una staffa che andrà collegata all'alimentatore e sostanzialmente ci permetterà di attivare o disattivare la hybrid mode, che era quello che stavo anticipando prima quando parlavo di efficienza, e sostanzialmente ci permette di determinare se vogliamo fare lavorare il nostro alimentatore in modalità ibrida, quindi sostanzialmente con la ventola che non gira fino a quando non si raggiunge una temperatura critica di solito. Mettiamo da parte anche questa scatoletta e a questo punto veniamo al pezzo forte, che è il nostro alimentatore. Adesso voglio farmi un po' di spazio. Il nostro alimentatore, che è avvolto da sempre un sacchetto, che ci sarà davvero molto comodo anche per contenere altro materiale del nostro computer, e come potete vedere è completamente modulare. È molto pesante, ci fa capire subito comunque la qualità di questo alimentatore. Qui abbiamo tutte le specifiche della corrente che è appunto in grado di erogare, mentre qui abbiamo tutte le prese da collegare. Quindi io stopperei qui questo unboxing di questo alimentatore e non ci rimane che montare tutto sul nostro computer e darvi le nostre impressioni finali. Bene, abbiamo appena concluso di montare l'alimentatore e possiamo dirci davvero soddisfatti della sua silenziosità e della sua qualità complessiva e comunque di come sono costruiti i cavi. Naturalmente è anche nostro obbligo segnalare le cose che ci sono piaciute leggermente di meno, e mi trovo abbastanza d'accordo con quanto scritto dalla recensione di Next Hardware. La prima è che comunque per differenziarsi all'interno di un mondo di alimentatori comunque molto vasto e composto di molti componenti di qualità, comunque che sono sostanzialmente di qualità pari a questo alimentatore, sarebbe interessante se Cooler Master diminuisse leggermente il prezzo per renderlo veramente competitivo e per essere veramente un alimentatore consigliabile a spada tratta. In secondo luogo, una cosa che comunque è una finezza e comunque molto soggettiva, è la staffetta per attivare la modalità Hybrid Mode, che sarebbe stato bello se fosse rimasta integrata all'interno dello chassis dell'alimentatore. Infatti dover montare una staffetta nella zona PCI Express del case può essere un po' fastidioso, sia perché bisogna comunque far passare un cavo in più, sia perché comunque va a rubare spazio magari a una scheda di espansione che uno potrebbe comunque avere, anche se poi in genere non crea assolutamente problemi. Comunque questo è assolutamente un parere soggettivo. Comunque non possiamo fare altro che consigliare questo alimentatore, che è davvero di ottima qualità e si rapporta molto bene per la fascia di prezzo e la categoria all'interno della quale è inserito. Spero che questo video vi sia piaciuto, un saluto da Valerio, grazie per avermi seguito, ciao a tutti!